presidente della Lucchese, Bruno Russo. Ciao Bruno, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao Bruno. Ecco, allora è in collegamento con noi anche Enrico Salvadori, c'è qui con me anche Andrea Mastroberti, al coordinamento tecnico Andrea Melai. Ricordo agli amici ascoltatori che questa è Radio Bruno Sport, edizione speciale del calcio toscano minuto per minuto con il titolo Quale futuro? Allora, a proposito di futuro, la Lucchese in Serie D, nazionale dilettanti, è prima in classifica con un punto di vantaggio dal Prato, e però è prima in classifica. Se il campionato si ferma qui, la Lucchese che cosa fa? Rischia di non salire in Serie C oppure sale di diritto in Serie C? Qual è il pensiero del presidente Bruno Russo? Ma sinceramente di diritto non c'è niente, siccome si sta in questo momento, la federazione sta andando nella direzione che le squadre che sono in testa alla classifica vengono promosse, perché se questo accade in Serie C non vedo perché non debba accadere in Serie D. Quindi noi, se il campionato finisce, che non ci sono le condizioni, come sembra che non ci siano le condizioni per giocare, io credo che le società che sono in testa ai campionati devono avere riconosciuto quello che hanno guadagnato sul campo. Non ci dimentichiamo che una società come la Lucchese, anche il Palermo, per fare questo campionato, per iscriversi a questo campionato, l'anno scorso noi abbiamo pagato 350.000 euro per iscriversi al campionato. Ora, annullare tutto credo che non sia giusto, però noi ci rimettiamo alle decisioni della federazione e aspettiamo fiduciosi che venga riconosciuto quello che noi abbiamo conquistato sul campo. Ecco, naturalmente per voi questa storia del protocollo è assolutamente impossibile da seguire, perché le spese, come lei Presidente ha già detto, già sono state tante, figuriamoci se squadre, ora magari la Lucchese è una città eccetera, ma in Serie D ci sono anche realtà molto più piccole, squadre di piccoli centri, insomma paesi, non possono certo permettersi di attuare un protocollo così dispendioso dal punto di vista, perché se i tamponi vanno fatti ai giocatori di Serie A, non vedo perché un giocatore di Serie D non debba fare il tampone, giusto? No, no, quello chiaramente è una situazione un pochettino complessa, perché sono tantissime squadre, ci sono tantissime squadre che hanno delle strutture. Ora noi abbiamo una struttura probabilmente che potremmo fare tutte le cose che ci vengono richieste, al di là che sono spese importanti, però ci sono realtà che non credo siano nelle condizioni di poter portare avanti il protocollo. Quindi, ma poi sì, è un sistema questo, quello della Serie D, dove si muovono tantissime squadre, si muovono tantissime persone. Io non lo so fino a che punto sia corretto in questo momento che siamo ancora in emergenza. Poi ricordo che noi dobbiamo andare a giocare in Lombardia, in Piemonte, dove è il nostro girone, dove ancora mi sembra che giornalmente ci siano casi importanti di questa emergenza. Quindi credo che non ci siano le condizioni per poter ritornare in campo, sinceramente, al di là del protocollo. Enrico? No, io sono d'accordo con Bruno, ha giustamente citato il caso Lucchese e anche quello del Palermo, con grossi sforzi per ripartire e quindi non devono essere vanificati, ci deve essere una cristallizzazione. Io penso, al contrario di quanto sosteneva prima Paolo Giovannini, che comunque la crisi inciderà nella prossima, guardo alla prossima stagione, e faranno fatica a parecchi ad iscriversi. Ecco, nel caso che oltre alle 9 vincenti dei 9 gironi della Serie B, questo per regolamento, per non prestarsi il fianco a ricorsi, secondo te è praticabile che venga diciamo ammesso l'istituto del ripescaggio come era dal regolamento del campionato, e ci possa essere anche altre squadre fra le seconde, nel caso del Prato, del vostro girone, ma anche di altri gironi, che potrebbero essere ammessi surrogando delle eventuali defezioni, oppure allargando per un anno soltanto, con molte retrocessioni la prossima stagione, per riequilibrare tutto l'organico della Serie C? Sì, io credo che
forse è il momento, vista questa emergenza, di fare qualche riforma per poter rendere questi campionati più competitivi, più certi, dove non accade più che ci sono società che praticamente non riescono ad arrivare alla fine dell'anno. Io credo che poi se si va a vedere nello specifico, io credo che ci siano solo altre 3 o 4 società che ambiscono magari a fare alla D alla C. Uno può essere il Prato, uno può essere il Savoia, uno può essere sono poche le il Foggia, cioè il Foggia. Quindi io credo che questa cosa qui, vista l'eccezionalità di quello che è accaduto, potrebbe esserci, diciamo, l'eccezionalità di dover di portare su anche le seconde con piazze importanti come quelle che abbiamo appena citato. Quindi secondo me sarebbe giusto anche che queste squadre venissero anche diciamo ripescate, anche perché poi è giusto anche forse a aumentare le squadre, fare campionati. Per esempio in Toscana ci sono tantissime squadre che potrebbero fare quasi un campionato toscano di Serie C. Quindi secondo me è il momento che dovrebbero fare qualche riforma per aggiustare un po' le cose, che obiettivamente in questi anni la Serie C tutti gli anni ha portato 1, 2 o 3 fallimenti. Questa cosa qui non dovrebbe più accadere, secondo me. Sono perfettamente d'accordo con lei, Presidente. Grazie per questo intervento domenica pomeriggio qui su Radio Bruno. Prego. Speriamo che la Lucchese l'anno prossimo... Credo che è un mio pensiero, lo dico io, magari poi mi sbaglio, rischio di essere smentito. Per quest'anno penso che Radio Bruno non la racconterà più la Lucchese, perché il campionato di Serie D si fermerà qui. Ma vorrei tanto essere buon profeta di poterla raccontare l'anno prossimo in Serie C. Grazie Presidente. Ci speriamo, perché abbiamo fatto tanti sacrifici per raggiungere questo obiettivo, quindi poi Lucca è una città che merita questi palcoscenici, quindi ce lo auguriamo tutti. Grazie a voi. Grazie.